intanto voglio illustrarvi questo apparecchio che è il telecomandato digitale. È un apparecchio che è stato donato, ci permette di fare molti studi, soprattutto dell'apparato digerente, ci permette di utilizzarlo per l'esecuzione di esami dell'apparato urinario nei pazienti operati, ci permette di fare uno studio della deglutizione per gli ammalati con questo tipo di disturbi e ci permette soprattutto di completare degli studi quando la coloscopia non riesce in alcuni casi a valicare alcuni tipi di stenosi, per cui il chirurgo ha la necessità di sapere se si trova di fronte ad una patologia singola o ad una patologia multipla, perché questo cambia completamente la strategia dell'intervento. Ci permette inoltre di eseguire gli esami del torace, gli esami dell'apparato muscolo-scheletrico e soprattutto ci permette di eseguire anche la colonna in toto per lo studio delle scoliosi e delle arti sotto carico di ausilio per gli ortopedici per le protesi d'anca. Come vedete è un apparecchio nuovo, moderno, che ha un molto versatile e soprattutto permette un risparmio di dose e velocizzare l'esame in modo tale che il paziente, anche non collaborante, può eseguire con tutta tranquillità questo tipo di esame. Allora, questo è un mammografo di ultima generazione. In questo modo tutte le apparecchiature in dotazione presso il nostro centro di senologia sono apparecchiature che rispondono tecnicamente ai requisiti di qualità tecnica previsti dalle linee guida europee. Qualità tecnica che è indispensabile per ottenere delle immagini perfette, per consentire una diagnosi il più possibile precoce del tumore della mammella con una dose di radiazione il più bassa possibile. Ricordiamo che l'esame mammografico è indicato nello screening in pazienti asintomatiche, quindi che in teoria stanno bene e quindi una irradiazione impropria in queste pazienti non sarebbe opportuna e quindi proprio nello screening devono essere utilizzati apparecchi di elevata qualità che consentano la diagnosi con una dose di radiazioni bassissime, perché ricordiamo sono pazienti che non sono ammalate. Questo è diciamo la piattaforma su cui la donna appoggia la mammella, che viene compressa dal compressore. Molte donne hanno paura della compressione perché temono di provare dolore, ma invece la compressione è molto importante perché questo consente di ridurre la dose e di visualizzare meglio la mammella, dissociando il più possibile la ghiandola, riducendo proprio lo spessore della mammella. La tecnica fusione d'immagini per la biopsia prostatica costituisce un grosso passo avanti nella diagnosi dei tumori della prostata. Classicamente la diagnosi dei tumori prostatici viene eseguita con delle biopsie prostatiche ecoguidate, sotto guida ecografica, però l'ecografia solo in pochi casi riesce ad evidenziare aree tumorali, per cui si esegue in genere un mappaggio della prostata. La risonanza magnetica multiparametrica permette di evidenziare tumori prostatici, soprattutto quelli clinicamente significativi. E con la tecnica fusion si ottiene una sovrapposizione di immagini tra la risonanza magnetica e l'ecografo utilizzato per eseguire le biopsie. In tal modo si riesce a mirare le biopsie sulle zone sospette alla risonanza magnetica.